aggiungiamo una cosa, un piccolo componente, poi quando il tempo permette faremo un altro video anche rispetto a questo. Allora, se vogliamo vedere, abbiamo, anzi facciamo così, prima di farvi questo, vabbè, tanto l'ho già inserita, la lasciamo stare. Immaginate il grafico che abbiamo adesso. L'ultimo max Gauss che noi possiamo rilevare è questo. Quindi da questo massimo assoluto il prezzo è solo sceso. Quindi ogni volta che ha cercato, magari in questa zona qui, di portarsi di nuovo su, vedete che la linea gialla però continua a rimanere giù. Quindi è chiaro che da qui questo è il mio minimo di Gauss e cerca di portarsi su. L'unico punto alto che vedo magari potrebbe essere stato questo. Ciao Sirio, ben arrivato. Perfetto che ci sei anche tu, che così aggiungi questa piccola... questo altro sistema per individuare nei momenti di discesa veloce, che perfetto, di discesa veloce è un'altra campana gaussiana. Allora, io tendo ad usare soltanto nell'H1 una campana gaussiana gialla, che è questa, la campana gaussiana blu, che è quella a 4 ore. Ma succede, come nei cicli, abbiamo anche lì una media 12 periodi, una media 48, poi magari una media 6 periodi esponenziale più veloce. Perché non inserire nel metodo FAS anche una media più veloce? Allora, io l'ho già fatto. Allora, prima cosa andiamo a vedere gli indicatori. Qui mi pare che non c'erano password, se non c'è. Allora, io l'ho messa a 12 periodi. Questa 12 periodi è questa che vedete tratteggiata. Adesso cambiamo un attimino i colori perché... voglio mantenere la regola dei colori ciclici. Allora, quella 12 diventa blu, la mettiamo così, quella gialla diventa aspetta, sto facendo confusione. Quella 12 diventa blu, che è quella ciclica, quella gialla rimane gialla per il momento, no, 48 è bianca, dov'è? Ok, e quella che poi possiamo cominciare a fare confusione con i colori. Non ci ho pensato prima. Quella blu, che è quella più grande, la metterei bianca. Vediamo cosa ne esce. No, però non posso metterla bianca, ce n'è già una di bianca. La mettiamo. Quello ci sarà blu, poi pensare giallo. Allora, quella grande la lasciamo bianca. Questa, ok, la lasciamo bianca. Questa che era gialla la mettiamo blu, facciamo un po' i colori un po' diversi. E quella che era magenta la mettiamo gialla. Vediamo cosa ne esce. Ok, l'unica cosa è che quella gialla la devo mettere un po' più forte. Poi facciamo troppo confusione. Mi sa che devo fare di nuovo un'altra. Devo farla, devo lasciarla così, perché sennò poi facciamo confusione dopo tante volte che l'abbiamo usata di quel colore, la lasciamo dei colori predisposti. Allora, uno, questa la rimettiamo, quella turchese la rimettiamo gialla, e quella la rimettiamo blu. Ok, purtroppo dobbiamo usare questi colori, poi magari scriverò un ebook. Per questo. Allora, campana gaussiana gialla. Ok, la Rodone per il momento sta cercando di tornare su con questa candela, mi fa piacere, allora via. Campana gaussiana gialla, quella nostra classica, massimo di Gauss, questo. Nel frattempo però rimane poi la discesa, ok, qui abbiamo anche una trend line, quindi si sapeva che doveva scendere, fino a un certo punto, fino a qui. Fino a qui era lo short. Da qui in poi si cerca la parte rialzista o si sta fermi. A un certo punto abbiamo le campane gaussiane, quelle più strette, quelle cicliche ancora più strette, che sarebbero queste. E ci porteremo a dare delle indicazioni molto importanti. Sui 5 minuti, molto bella, la andiamo a vedere tra un pochettino, ma guardate adesso, per esempio, questa
era la fine della campana gaussiana gialla con questo minimo qui o con questo minimo qua. Vedete che il minimo non si può intercettare perché ogni volta trovo sempre dei punti dove potrei inserire un nuovo minimo. Ok, cosa succede? Che a un certo punto io la facciamo proprio così, ne mettiamo del colore adatto. Questo massimo qui che vedete qui è questo, quello precedente. Questo massimo che vedete qui è questo. L'ultimo massimo, quello di ieri, è questo. Ok? Altri massimi precedenti, andiamo a vedere questo. Vi faccio vedere una cosa che secondo me è un valore aggiunto. Questo massimo qui è questo. Allora, domanda a gruppo. Cosa notate sui quadrati, rettangoli color magenta che sono rispettivi al massimo di Gauss della campana gaussiana color magenta? Domanda per tutti da 100 milioni di dollari. Dai, sempre scherzando. Vediamo chi è che nota bene, va bene, questo vabbè, si nota che sono decrescenti, questo è chiaro, ma c'è anche una particolarità abbinata al trading intraday. C'è una cosa che, anzi, ve ne aggiungo un altro, ve ne aggiungo un altro. Bravo, bravo Fabio. Assolutamente, questa qui è una cosa. No, nessuna divergenza, non ho capito le divergenze. No, sto scherzando, Mattia, ma le divergenze io non le ho mai usate. Non so, è una cosa, c'è un'antipatia con le divergenze. Non so perché, perché è un come dire. Ah, beh, adesso è così, allora devo fare il contrario. No, vabbè, comunque tanti usano il metodo ciclico per le divergenze, quindi non ti do torto, sicuramente. Bravo Claudio, assolutamente, benissimo. Dai. Dai, Gianni, manchi solo tu, dai. Giuseppe, cosa mi dici? Aspettiamo un attimino, dai. C'è anche Michela nella lista, se qualcuno ha qualche domanda si faccia avanti, poi non so se sta solo ascoltando o mi sta controllando. Allora, la domanda è: che particolarità hanno i rettangoli color magenta rispettivi al massimo di Gauss della campana gaussiana inferiore a quella gialla che abbiamo appena inserito? Dov'è che si trovano nel grafico che informazione danno a livello di trading intraday? Questa è la domanda, o meglio, diverse domande che vengono risposte da con una sola parola. Dai, Gianni, ci sei? Francesco, avanti, dai. Stai perdendo 100 milioni di dollari, ora 100 mila dollari, adesso non mi ricordo più. No, Gianzi, no, no, a parte quello sì, anche quello è una. La media 48, come hai scritto tu, sì, è una particolarità che potrebbe aiutare, ma non solo quella, c'è un'altra cosa. Avanti, scusate se la tiro un po' più lunga, è che siamo tanti, vorrei avere delle risposte un po' da tutti. No, no, Emilio, no, sei fuori pista. Totalmente dall'altra parte. Dai Gianni, dai che lo sai, ho dato l'informazione ancora prima con i colori, l'ho già data. Ottavio, no, 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 non c'entra niente, non ci sono trend line, non so cosa intendi. Dai. Antonio, sì, bravo, 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 benissimo. Poi non so se l'hai azzeccata così o perché hai notato sul grafico. Sicuramente non sai, essendo nuovo, e ancora sicuramente non hai fatto il corso perché l'hai ricevuto ieri, quindi ancora non l'hai fatto. Quindi non penso che da ieri a oggi sei riuscito a fare tutto per sapere la risposta. Comunque va bene, l'hai azzeccata. Dai, Zanzi, ti aspetto o vado? Ah, non c'è più niente da bere. Allora, il massimo di Gauss concorda con cosa? Concorda con il pivot. Ogni volta che tocca il pivot, nella linea magenta è il massimo di Gauss.
Adesso possiamo dire sì, ma a grafico fatto è chiaro che era così. No, perché non è a grafico fatto, perché il massimo di Gauss, la campana gaussiana, non è relativa al prezzo. Si muove logicamente con il prezzo perché deve prendere dei valori dei prezzi, però quando arriva qui il massimo di Gauss l'ha già abbandonato. Quando arriva qui sul massimo di Gauss l'ha già abbandonato. Quando arriva qui il massimo di Gauss l'ha già abbandonato. Quando arriva qui, già scusato, storto, il massimo di Gauss l'ha già abbandonato. Quando arriva qui, il massimo di Gauss l'ha già abbandonato. Quando arriva qui, il massimo di Gauss l'ha già abbandonato. Quindi ogni volta che mi tocca il pivot, ah, questa non è che sia geniale. Io, allora, purtroppo, l'aerodoro sta scendendo tanto. Dopo 3 anni consecutivi, più o meno, 2 anni e qualcosa, 2 anni e mezzo, il metodo automatico ARCO-MOVING sta avendo delle scossoni, diciamo, diversi conti, a meno che non sia un conto. Io sono, come dire, a parte la trasparenza che ho, ed è bello anche quando qualcuno ha portato un amico, un cugino, un fratello, una zia, e vede la differenza di due conti che sono partiti nel momento diverso, ok? Cioè, per esempio, due cugini di Genova, che io sono molto, sono stati moderatamente sempre gentili, sono venuti anche a trovarmi a Milano e sono molto contento perché mi dispiace per uno dei due cugini, ma per l'altro sono contento. Non è che mi dispiace per uno o per l'altro, è che si può vedere l'operatività in un conto che è super pulita, perfetta, e gli altri conti che sono partiti da poco, a gennaio, dopo che si è ritirato tutto un capitale, quindi se riguarda tutto il capitale messo l'anno scorso, si parla di una cifra abbastanza grande, senza rischio mette il capitale nuovamente a lavorare a fine gennaio. Da fine gennaio adesso il mercato ha solo sceso, quindi logicamente i robot hanno generato pochissimo guadagno e hanno cominciato ad aprire tutte le operazioni possibili in long. Chiaro, normale, non è un robot che lavora in trend, i robot che lavorano in trend li azzeccano ogni tanto e poi no. Cosa vuol dire? Il trend non è che il robot lo sa. Quindi è chiaro che un robot deve lavorare o contro trend o in trend se il trend persiste. Quindi noi diciamo, ma ci vorrebbe un robot che lavora in trend. Sì, chiaro, ci vorrebbe una sfera di cristallo. Bene, ok. Perché intendo dire questo? Perché c'è la differenza. L'aerodoro sta scendendo tanto. Questo rende per me molto difficoltoso concentrarmi. Diventa anche un po' un lavoro, diciamo, di... non mi fraintendete, ma di tenere, diciamo, la bada a tutti, che mi scriva tu cosa ne pensi oggi, ma se vuoi scende ancora, cosa devo fare? L'unica cosa che si deve fare quando io parlo con una persona la prima volta che sento, dico le caratteristiche del robot e dico cosa si deve fare nei momenti difficili. Incrementare il conto. L'unica salvezza che hai, tagliare le operazioni. Un'altra salvezza non è la cosa ottimale, oppure bloccare tutto e stare fermi, accusare una perdita e rivedere più tardi. Ci sono diverse tipologie, però purtroppo io lo dico sempre. Solitamente un ricarico del conto abbastanza grande salva il conto, dopo passato lo stress si ritira e si ricomincia da capo. Ok? Non è una soluzione per dire ah, guarda, questa è l'unica cosa perché il robot non funziona. L'abbiamo visto tutti, il robot ha funzionato per 2 anni e 6 mesi, 7 mesi e adesso con questa discesa. Io ho parlato con tanti miei colleghi Treda, anche loro nella stessa situazione, anche tanti colleghi PAM di diversi broker nella stessa situazione, perché è impossibile comprare e vendere sui minimi. Ti rimane incastrato 1,08, non li prendi più. Certo che vai a puntare nell'operatività long. Io ho bloccato la mia operatività discrezionale nei miei conti, ho tamponato con diverse migliaia di euro tutti i miei conti e adesso aspetto. Sto fermo fino a quando non vedo una risalita. L'unica cosa che mi potrebbe fregare è vedere un euro dollaro che mi va a 0,9, quindi sotto l'euro non c'è mai stato e va bene, questa è la mia operatività. Nel frattempo, diciamo, come faccio io a superare questi dannati momenti? Come faccio a fare? Si deve stringere la cinghia, si deve stringere cosa? Anche l'operatività deve essere stretta. Cioè, non c'è nessun'altra ragione. Io non posso permettermi di andare long su questo segnale qui dal pivot. Certo, lo posso fare, ma non ho risultato. Lo posso fare, ma non ho risultato. Lo posso fare, ma non ho risultato. Lo potrei fare, ma non ho risultato. Lo posso fare, non ho risultato. Tutti gli altri sono comunque soltanto segnali short.
Quindi tutti i segnali long che mi viene dato, mentre la campana gaussiana continua a essere una campana inferiore, quindi è chiaro che qui è finito, mi parte un ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, arriva a sesta, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, arriva a sesta e così via. Ma cosa devo fare io per capire dove entrare? Siccome il trend arriva a sesta, come posso fare? E allora ho detto, ok, dobbiamo stringere non soltanto i denti, dobbiamo stringere anche l'operatività. Bene, Gianji, Gianluca, che è un amante della media 48 periodi, ormai l'abbiamo capito quasi tutti, quindi non ti nascondere. Lui gioca a trading, parliamo di gioco quando si fa trading, alla fine è anche un attimino un po' giocherelloso, questo feeling del gioco e tutto il resto. Quindi lui gioca a fare trading, ok? Scusa se ti metto in mezzo, Gianluca, ma lo sai che lo faccio scherzosamente, no? Gioca a fare trading lanciando la palla quando siamo sopra la media 48 va in long, quando siamo sotto la media 48 va in short. Ok? Benissimo. È la cosa migliore perché allora giochi nel tuo campo ribassista, opla, non c'ho la penna, nel tuo campo ribassista tutto il tempo, a meno qui, magari forse l'hai tentato, non lo so. Se il prezzo va sopra la 48, cerchi di andare long. Ok? Fino a qui ci siamo, non abbiamo altre, non possiamo dirci nient'altro. Questa qui è la risorsa che secondo me tu usi Gianji, giusto? Ok, scusa se mi sono permesso. Poi io ho detto ok, la campana gaussiana gialla da qui in poi non la posso più utilizzare, devo restringere i tempi. Perfetto. Quindi restringo i tempi mettendo una, le medie sono una 48, una media a 12 e una media a 6 periodi. Ok? Così è, diciamo, l'ingarbuglio ciclico che potrebbe succedere. Nel metodo fascia le medie sono un po' diverse. Usiamo una 48 per il time frame a 4 ore, che sarebbe questa qui blu, e l'abbiamo messa a 48 per 4, ok? 190, 192, ok? Questa l'abbiamo messa a 48, che sarebbe la media 4 ore diviso per 4 diventa quella H1. Per andare ancora nei dettagli, la media a 12, questa qui magenta, è la 48 diviso 4, quindi mi prenderei esattamente la media mobile a H1 oraria, o meglio ancora i 15 minuti. In questo caso, questa media 15 minuti mi raggruppa 4 cicli all'interno di un ciclo H1, quindi mi raggrupperebbe qui, che adesso faccio un esempio, da questo è un punto 1, abbiamo, magari era questo comunque uguale, 1, 1, 2, 3, questo non è una X, è un 1, un 2, un 3, questo è un errore ciclico. Adesso io li so perché so le dinamiche, ok? Quindi questo all'interno racchiude 3 cicli, non ne racchiude neanche 4, ma va bene lo stesso, ok? Però sono cicli a più stretti a 15 minuti. Nel ciclo H1 sarebbe tutto questo qui un ciclo, in effetti vedete parte da qui, questo non c'entra, non è un errore, questa è la chiusura, quindi è un ciclo ribassista, ok? Per andare oltre ai dettagli, visto che il metodo del fascia ha nascosto l'analisi ciclica per dare un po' più impatto all'analisi tecnica visiva, ok? L'analisi del grafico senza andare lì a pensare, ma Paolo ha detto 1, ha detto 2, ha detto 3, non lo so, adesso gli scrivo, dimmi tu che ciclo sono, ho perso l'orientamento, non ho seguito il webinar, che ciclo eravamo. Tutte queste cose qui non servono più perché noi sappiamo che da qui è partito un ciclo e da qui è finito un ciclo. L'unica cosa che dobbiamo tenere conto se dobbiamo fare un trade è praticamente dov'è il massimo di Gauss. Se io ho qui la campana gaussiana alta e ho qui il pivot, ok? Certo, devo capire gli orari, e anche perché il trading si sta stringendo, non so come fare, però questa è la zona short. Questa dal pivot, ora è consono alle 9 del mattino, 10 del mattino, short. Poi ci aiuta l'idea, o meglio la tecnica che usa Gianji, che è sotto il 48 andare short. E quindi tutto bene. Ogni volta che vado sopra il 48, qui per esempio l'ho già filtrata, perché se questo è il massimo di Gauss, qui sopra non ci devi andare, short nuovamente. Usi anche il drive, lo so, quindi Gianji sei veramente dalla parte giusta, ok? L'unica cosa è cercare sempre sui minimi di andare short, è una cosa un po' difficile,
per il nostro ego, perché cerchiamo sempre di sui minimi puntare al trade rialzista. In questo caso, con questa chiamiamola inefficienza o efficienza, io direi efficienza sul pivot short, sul pivot short, sul pivot short. Adesso non so neanche se questo è andato a toccare il pivot, adesso non lo so, bisogna andare a fare così. Si vedete, anche con una spike addirittura è andato qui a toccare il pivot. Quindi anche questa era addirittura ancora meglio, perché non si doveva neanche più fare lo short dal pivot, si poteva fare anche da qui, e da qui si shortava 30 pips. Quindi non è male. Questa tecnica qui è la stessa che trovate sui 5 minuti. Adesso basta andare sugli indicatori, sull'ultimo, che è questo, e metterla magari grossa, così la vediamo meglio. Ok, e anche qui sui 5 minuti, per esempio, io ho qui una campana gaussiana gialla, quindi il minimo di Gauss è questo, cambiamo il colore. Arriviamo dal preborsa, quindi notturno, andiamo a cercare il massimo di Gauss, sempre giallo, è questo. Ok? Nella campana gaussiana gialla devo sto aspettando il minimo di Gauss che ancora sta scendendo, quindi per il momento è questo, non lo so, ma per il momento è questo qui. Non so ancora se è questo, però per il momento è questo. L'unica cosa che possiamo ancora aiutarci è mettere un Fibonacci, che alla fine io, a cospetto di tanti, sebbene parlo tanto, divago, vado un po' troppo veloce, passo da un tema all'altro, non ho un filo logico magari che segue la sequenza per dimostrare una cosa. Però ripeto, ripeto, ripeto tutte le volte sui webinar le stesse cose, ok? Quindi sono monotono. Sto scherzando. Quindi ha voglia di seguire il webinar, bene o male, abbiamo capito che la nostra, il nostro punto forte è il 50%. Ok? Quindi a questa discesa qui, a questa qui, sto cercando il 50%. L'unica cosa che io adesso devo aspettare di capire è se questo è il minimo di Gauss. Quindi se incomincia a salire, mi avvicino a questo mio massimo qui, più o meno dal livello medio, questo è un segnale long. Se non vai lì sopra e comincia a scendere, questo è un segnale short. Quindi questo da qui long, da qui short. Non c'è altro da fare. Quindi la cosa è che ti potrebbe andare un po' a rompere le scatole, che il mercato rimane in laterale da 1,08,40 a 1,08,35. 5 pips di lateralità. Prima o poi dovrà spaccarlo da una parte all'altra. Ok? Bene. A questo punto io sono fermo al semaforo e sto aspettando che diventi rosso o diventi verde. Ok? Sto aspettando che diventi rosso o diventi verde. Poi andremo a inserire qui il TTS come indicatore e saremo ancora meglio. Però TTS nato dall'indicatore mio vecchissimo di 10 anni fa che si chiamava esattamente semaforo. Ok? Le dinamiche sono tre indicatori in uno. Hanno una specie di semaforo, diventava verde, rosso e tutto il resto, e poi ho cambiato in tre, questo semaforo da rosso al rosso, arancione e verde, adesso ha 10 pallini per colore, quindi i colori cambiano colore in base alla forza, al trend e all'accelerazione. Poi ve lo farò vedere, magari chi non ce l'ha, lo andremo a vedere. Ok, a questo punto io sto aspettando di capire se questo è il minimo di Gauss. Vedete, qui sto dando un segnale long, quindi questo segnale long che cos'è? Dov'è qui? Questo segnale long che vedete qui, eccolo qui, segnale long. Questo segnale long che io vedete qui mi sta determinando che questo è il minimo di Gauss. Quindi se questo è il minimo di Gauss, mi sta partendo una campana gaussiana nuova, quindi la gialla sarà una persiana, una campana gaussiana forte, quindi si è restata qui. E il massimo di Gauss, il minimo di Gauss della campana blu, cavolacci, della campana gaussiana magenta, sta trovando anche il minimo di Gauss, che è lo stesso di questo. Quindi da qui mi partono due campane gaussiane. Avete sentito il plong del long? Dove lo metto lo stop loss a questo punto? Non lo posso mettere qui, lo devo mettere qui, a 1,08 e 34. Ok? Ci siamo?
Rimanete un po' alla fine che vi spiego un attimino la dinamica dei progetti, perché mi sa che c'è stata un po' di confusione in giro, quindi vorrei sistemare. Marzo, non lo so, Riccardo, devi chiedere a Michela, non so. So che ti sei messo sia su marzo che su aprile. Aprile sicuro, marzo non lo so perché c'è la waiting list, la lista d'attesa. Non lo so, devi chiedere a Michela. Ok? Perfetto. Attenzione, qui abbiamo il segnale long, quindi cominciamo anche a vedere l'atto operatività di tecniche, non soltanto una cosa che non vale. L'operatività diventa più stretta sui 5 minuti? Allora, non lo so cosa intendi dire, Emilio, se dici più stretta dal punto di vista di time frame o di take profit. Comunque ti rispondo a entrambe le cose, sì, diventa più stretta sia dal punto di vista di take profit che di time frame. Ok? È chiaro che andiamo più stretto, quindi se tu hai un take profit, che ne so, di 15-20 pip sull'H1, sul 5 minuti non è che diventa un quarto, ma diciamo che io dico una media dei 7-8 pips, ok? Quindi l'entrata long era questa, già siamo in 3 pips. Vedete che lo stop loss da qui non lo posso mettere da qui lo stop loss di 3 pips, quindi già il minimo è 5. Vedete che questo è 5. Sembra qualsiasi, che sembra tantissimo, ma siamo in un time frame a 5 minuti. Stiamo rompendo il massimo della campana gaussiana precedente. Quindi mi sta dicendo che il massimo di Gauss era questo. O vado a fare un altro massimo di Gauss, che qui sopra non ci deve andare, o sta passando a un'altra campana gaussiana e quindi sta portando nell'H1, ok, sta arrivando al pivot, poi nel pivot abbiamo il giochettino che abbiamo visto prima. Quindi dobbiamo capire se il pivot a questo punto oggi sarà dalla parte ribassista o rialzista. Per fare questo, mi fa piacere, Daniela, mi fa piacere, Daniele, mi fa piacere, fa piacere. Ok. Dobbiamo soltanto capire sul pivot se l'operatività della campana gaussiana a magenta è già cotto, diciamo, per andare short, oppure a questo punto, arrivando qui, arrivando sopra il 50%, determina una ripartenza, almeno per oggi, che è venerdì, che ne so, di un 100 pips rialzisti per andare a vedere nella campana gaussiana, nel time frame daily, magari arrivare qui sopra 40, 100 pips, arrivare qui sopra 80, 100 pips, arrivare qui sopra e avremo l'1,09,50. Soltanto tornando sopra l'1,10, diciamo, siamo in salvataggio dal punto di vista di tornare, diciamo, nella fase rialzista dell'euro dollaro. Ok? Quindi tanti hanno rimesso un po' di capitale nei conti automatici. Chi magari di voi sta facendo trading discrezionale e ha perso, ha bruciato il conto, mi dispiace, adesso ricomincia la risalita. È come dire, cavolo, se avessi tenuto un attimino, peccato, però questo mi ha buttato fuori il mercato per andare poi tornare rialzisti. Allora, io ho parlato di pulizia generale da parte di, non so se l'ho parlato in un webinar o se parlavo con qualcuno. Allora, ogni tanto le piattaforme, quelle istituzionali a pagamento, delle banche o che ne so io, ci sono delle piattaforme che possono vedere, diciamo, l'accumulo. Io ve l'ho fatto vedere una volta vediamo se lo trovo, aiutatemi. Timing chart, breve a questo, così dà il touch, fammi vedere. No, timing chart è quello del COT report. Aiutatemi, come si chiamava quel sito che andavamo a vedere? Era il sito della Saxo. Saxo Bank, mi pare. Come si chiamava quel sito? Io non mi ricordo. Ai 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 Paolo, che testa che hai, non te lo ricordi? No. Scusate un attimino, cerco di ricordarmi, ma lo trovo qui, sto guardando nell'altro grafico. Ah, non mi viene la parola, non è timing chart, no, non è Oanda, Oanda non c'entra niente.
Cavolo, sapete che ho un blackout? Un attimo che forse mi viene in mente. Sto guardando nel... No, se... pulire un po' il computer. Faccio vedere anche le correlazioni. Porca miseria, questo è? No? Un minuto e se non mi viene in mente andiamo avanti. Volevo farvi vedere una cosa che forse non era, timing chart non era, però era. Nei siti salvati dovevo averlo, ma non mi ricordo che mi viene un blackout, forse mi viene in mente ancora. Niente, non mi viene in mente. No, non mi viene in mente, niente, lo lasciamo andare soltanto su questa qui, ancora alla fine. Questo non c'è per questa, ma questa è la stessa di prima. Non era timing chart. Niente, non mi viene in mente. C'è un sito comunque che vi fa vedere. Guarda, me lo copio come link, ma non so se è questo. Può darsi che sia quello lì addirittura. Fammi vedere se lo vado a vedere. Grazie Fabio, ma no, non è quello. No, non è quello, non è. No, non è quello, non è quello. No, 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 è proprio un indicatore che mi fa. Ah, sì, una correlazione. No, no, purtroppo no, non è quello che volevo io, però. No, non è quello che volevo io, quindi non riesco a fartelo vedere. Mi dispiace. Se mi ricordassi come si chiamava quel sito lì. Vabbè, non mi viene in mente, non perdiamo altro tempo. Ok? Avevo un sito che ti faceva vedere veramente il gruppo di trading, di posizioni in short, il gruppo di posizioni in long. Quindi a un certo livello si staccano delle operazioni short. E incomincia il mercato a salire, si staccano le posizioni long e il mercato continua a scendere. Cosa vuol dire? Se in un time frame H1, facciamo l'esempio, cambio dell'ora, buono che abbia fatto il cambio dell'ora con una candela senza avere la spike, quindi se mi torna su siamo a posto. Allora, comunque quel sito che mi hai mandato poi me lo guardo, sembra interessante. Allora, se io metto un grafico H1 e metto neutro, ce l'ho qui vuoto, ok? E vedo questo. Gli istituzionali, le mani forti, sanno che qui sotto ci sono gli stop loss. Quindi, cosa fanno? Cercano di portarlo su, scende, qui c'erano degli stop loss, portano a casa i denari di chi ha messo gli stop loss qui, ci tentano ancora altri di cercare la risalita perché è una cosa classica e qui ci sono degli stop loss, quindi cercano la salita, qui fanno scattare gli ordini rialzisti pendenti, quindi ordini pendenti long, ordini long pendenti qui in questa zona qui li fanno scattare quando loro vedono nella loro piattaforma che qui c'è un accumulo long qui dicono ok qui c'è l'accumulo long dov'è che si stopperanno qui sotto e andranno a vedere qui ci sono gli ordini pendenti. Gli stop loss vengono riconosciuti dalle piattaforme come ordini pendenti,
non come stop loss, perché a questo punto uno stop loss è un ordine contrario, ok? Perché è uno scambio di valute, l'euro e il dollaro, quindi se tu compri o vendi, compri l'euro, vendi l'euro, quindi in ogni caso lo stop loss è un altro ordine pendente, quindi questo è un accumulo di posizioni short, o meglio dire è uno scambio delle posizioni che tu hai messo in long, qui a un certo punto si tolgono le operazioni, quindi chi avesse lo stop loss qui viene stoppato, stop out, perde i suoi soldi, rientrano come ordini pendenti ribassisti e il trend continua. Ok? Questi soldi qui di stop out vanno in mani e vanno sul mercato. Il mercato è pilotato dalle mani forti, quindi c'è qualcuno che ha dato la possibilità, mani forti possono essere nei fondi di investimento, come possono essere anche soltanto dei provider di liquidità. Ok, quindi non soltanto il grande Soros o che ne so io, Buffett, che hanno tanti soldi nel mercato, questo no, può essere anche soltanto un provider di liquidità di un'unione di banche londinesi che hanno deciso di fare questo movimento, ok, per esempio, quindi questi soldi vanno nelle mani, nelle tasche delle mani forti, questi sono stati gli stop loss che sono stati presi dai piccolini, dal gruppo dei piccolini, milioni di trader che hanno messo il 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 20000, qui fanno 2-3 milioni di euro che vanno nelle tasche mani grandi, ok, quindi questo stop loss è visto. A un certo punto perché va, continua a scendere? Perché qui in questi livelli qui ci sono degli ordini pendenti rialzisti. Tutti gli ordini pendenti rialzisti sono un accumulo sempre con gli stop loss in un punto definitivo. Prima o poi ti andrà bene, quindi in questo caso se incominci a abbandonare il massimo si staccano questi ordini pendenti. Se tu vedi che da un ordine pendente, quindi da un segnale long, passa al prossimo segnale long, si sta accumulando materiale di ordini rialzisti. Quindi se poi continua a salire, va nel prossimo scalino rialzista, altri ordini prendenti scattano e comincia a salire l'euro e il dollaro. Quindi comincia a salire l'euro e il dollaro e dice: cavolo, ma allora sta abbandonando i minimi, gli stop loss vengono annullati, diventano stop a pari, allora c'è l'inversione di trend. Questa inversione di trend vuol dire che hanno finito di raccogliere, la pulizia generale del mercato è finita. Hanno raccolto tanto, si può tradare ancora 2, 3, 4 mesi tranquilli nella loro lateralità. Prima che nella lateralità sotto nella lateralità H1 è una direzionalità di 30 a 5 minuti, sotto la lateralità 4 ore è una direzionalità di 30 H1 e così via. Quindi ci sono sempre i sottopacchetti che vanno a raccogliere sempre i cosiddetti stop loss, quindi gli stop running. Ok, da qui nasce la parola stop running, ti vanno a prendere lo stop per poi ripartire e tu sei lì che aspetti come un cretinuccio che continui a darti la soddisfazione. Quindi queste cose qui succedono nel mercato, sono una cosa che è evidente col senno di poi, lo sappiamo, però non sappiamo quando lo fanno, non lo si sa neanche se lo fanno o se magari tu dici: ok, io qui che ho lo stop loss loro lo vedono, non l'ho messo, ok, continua a scendere e prima o poi ti becca lo stesso, allora non lo vedono, non vedono il tuo, ma vendono altri 50-100 milioni di persone che hanno messo lo stop loss lì, tu sei soltanto una briciolina, quindi non c'entra non mettere o mettere lo stop loss. Una volta si usava, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, fare gli ordini con un programmino tramite il file di Excel, quindi Excel ti mandava in ordine in macchina, non ti faceva vedere nella piattaforma lo stop loss, però era collegato e quindi non si vedevano queste cose. Non cambia niente, perché alla fine noi siamo bricioline con i nostri 10, 20, 30, 40, 50 mila euro. Si parla di milioni di euro. Ok? Bene. Spero che anche questa qui piccola spiegazione a due mani, perché io non sono uno che usa termini di qua di là, quindi la spiego a impasto veloce, come mi piace dire, però un'infarinatura anche per chi non conosce i termini esatti di borsa. Preferisco fare così. È arrivata alle orecchie di tutto questa spiegazione. Stanno facendo o hanno finito o hanno fatto una pulizia del mercato, hanno pulito il mercato, va bene? Ci siamo? Gianni, sei concordi con me? Mattia, bene, perfetto. Mattia, ricordati sempre che ci dobbiamo sentire, se hai voglia, non è che devi fare, oggi sono un po' pieno di tante cose.
Bene, poi Sirio, anche se dovremmo sentire prima o poi, ma spero che aspetti un attimino, così mi libero un attimino e facciamo un appuntamento serale di 3 ore per... sì, esatto, ti ho anticipato, ti ho detto io. Che faccio un appuntamento serale di 2 o 3 ore per l'aggiornamento del metodo FAS. Ok, perfetto, vedo che ci sono riscontri positivi di quello che ho detto, un po' ingarbugliato il discorso, ma è sempre così. Quindi... Perfetto, ma lo facciamo di sera. Via, cancello questo. Primo istogramma verde. Attenzione, istogramma verde, qui c'è il pivot, quindi è sempre la solita regola della media mobile, della media mobile, della campana gaussiana, che non sembra una media mobile, perché lo dico così, ma non lo è. È una campana gaussiana magenta che dovrebbe arrivare in questa zona qui. Poi dobbiamo capire. Nei 5 minuti, il segnale long... dato qui, vedete che il segnale era questo, 5, il cambio dell'ora era questo, scende, poi torna su, adesso siamo 2 pips, l'ordine ha già dato 5 pips, quindi la media di 7-8 pips prendere profitto. Bene, la campana gaussiana color magenta, che è questa, a questo punto è la stessa che troviamo qui. Facciamo così, la gialla e la magenta sono lo stesso minimo di Gauss, quindi coincidono. Adesso stiamo cercando il massimo di Gauss giallo, quindi la campana gaussiana gialla che va su, e la campana gaussiana blu. Quindi abbiamo 2 punti di riferimento. L'uscita della posizione long è determinato sia dall'operatività della campana gaussiana, quindi il target delle campane gaussiane magenta e giallo. Quindi, penso oggi di aver aggiunto uno strumento in più sul metodo fascia. Spero adesso questo qui, tanti che hanno il corso non l'hanno visto e di qua di là, però lo andremo a vedere in futuro quando farò il corso serale. Ok? Andrò a racchiudere in un corso serale tutto quanto, tutto, 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 anche l'indicatore fascia trend. Light con la nuova versione, con un nuovo video, perché l'ultimo non mi è piaciuto, quindi non l'ho condiviso. Ok? Perfetto, c'erano delle interruzioni tecniche, non si sentiva bene l'audio, un po' di cose differenti. Bene, adesso abbiamo comunque questo segnale long che sta pagando in questa zona qui 5 pips. Ricordate che lo stop loss non era questo, quindi lo stop loss era questo di 5 pips, quindi sta 1 su 1. Ok? Adesso devo capire in base a se mi arriva qui con questo trade qui, io sto facendo 13 pips, quindi è un signor trade sul time frame a 5 minuti intraday stretto. Ogni volta che le candele mi aprono senza spike sono contento perché probabilmente continuerà a salire. Va bene? Ci siamo. Sta salendo l'euro dollaro, sta salendo anche l'euro sterlina, la sterlina dollaro sta scendendo. Correlazione qui, la sterlina dollaro sta arrivando sul pivot. L'euro sterlina, ultimamente ci sono di quelle correlazioni impazzite, sta cercando di andare a cercare il pivot. Qui abbiamo la campana gaussiana gialla bassa. Anche qui, visto che abbiamo adesso inserito una nuova cosa, andiamo a prenderlo. Dov'è che lo troviamo qui? E anche qui, trasporto qui dentro, cambio il colore, magenta, valori di input 12. Lasciamo finire così, tac, chiudo. Ok, bene, è un giochettino, eh? Massimo della campana gaussiana, la mettiamo un po' più grossa, va bene, così si vede bene, ci avete ragione. Ok. Si sta bene, bene, bene. Ok, massimo della campana gaussiana. Massimo della campana gaussiana, non ha toccato neanche il pivot. Massimo della campana gaussiana, toccato il pivot. Massimo della campana gaussiana. Ok? Tutti questi livelli qui, certo che non sono precisissimi come l'euro dollaro sul pivot, però notate che c'è questa discrepanza che ogni volta qui ha toccato il pivot, sta scendendo. Questo massimo giallo è anche il massimo di Gauss della campana gaussiana. Quindi è tutto qua. Tutto un po' collegato, quindi si potrebbe assolutamente usare questo metodo su tutti i time frame, chiaro perché è standard per tutti i time frame. Vedete, campana gaussiana color magenta che qui si sposta qui,
il massimo che vedete qui esce dalla campana gaussiana magenta, quindi è un errore ciclico, ok? Un errore ciclico che nella campana gaussiana magenta è un errore, nella campana gaussiana gialla è il massimo di Gauss, quindi assolutamente ci sta. Torno qui sotto, qui sopra non ci deve andare, torno qui, short. Ok? Quindi il metodo FASA ha semplificato assolutamente tutto, 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 tutto. Ok? Quindi cercate un attimino, adesso cancelliamo un po' di roba perché sennò poi mi si blocca qui. Mi si blocca prima o poi anche il MetaTrader, perché tanta roba dentro. Questo ultimo lo mettiamo qui. Non mi interessa neanche più l'ultimo. Le ultime sono queste, andiamo a vedere l'ultima. È proprio sul pivot, quindi ci sta, eccola qui. È proprio sul pivot, quindi abbiamo, eccola, ha preso quella candela lì, la spostiamo su questa, eccola. Perfetto. Quindi questo è il 50% di questa ultima espansione ribassista. Vi ricordo che qui sotto ci sono gli stop loss, quindi questo, qui sotto ci sono gli stop running. Quindi se adesso il mercato decide dal pivot di cominciare a scendere, assolutamente andrà a prendere gli stop running e continuare la discesa. Ok? Bene. 5 minuti dell'euro-dollaro, si sta riprendendo anche l'ultima candelina, ok? E sta cercando in direzione del pivot. Il pivot è quello che ci darà oggi la sua dichiarazione se sale o se scende. Bene, io sono un po' lungo perché dovrei lasciare il posto a chi viene dopo, mi sale alle 10 e un quarto, però non so se c'è, non ho chiuso il programma, quindi non lo posso vedere. Non mi è venuto in mente quel sito che volevo dirvi, era, non era TimeChart, ma se mi date un attimino il tempo ve lo voglio far vedere che era molto bello. Se mi date un attimino il tempo io cerco di trovarvelo veloce, veloce, veloce. Sicuramente ce l'ho perché... Allora. Li guardo tutti quanti, uno alla volta. Questa è psicologia, non c'entra. Trading floor, eccolo qui. Vedete che mi è venuto in mente con un secondo. Trading floor. Ok. Trading floor, il floor è praticamente il pavimento. Ok. È il pavimento di una borsa, si dice così, quindi parquet. Diciamo, ok, questo sito qui che infatti era un sito, dicevo che era un sito offerto dalla Saxo Bank. Se si va qui su Tools, vediamo se lo riesco a trovare, quello che già c'è nel Tools, questo proprio questa cosa qui è quello che volevo farvi vedere. Poi sicuramente la troviamo anche nel sito che mi hai mandato tu. Cosa che trovi sul blog? Ah, via Skype trovi sul blog, sì, Sirio. Ok, allora per ogni copia. Questo è un sito della Saxo Bank, bene o male mondiale dal punto di vista di informazione, quindi va benissimo, c'è poca discrepanza. Se io adesso voglio andare a vedere nell'euro-dollaro, per esempio, mettiamo settato sull'H1, lo possiamo anche settare su altri, ma lasciamolo così com'è, però lo lasciamo così. L'euro-dollaro, per esempio, mi dà un sentiment di posizione ribassista dell'80,57%. A quanto è attendibile o a quanto è a nostro utile l'utilità di questo sistema? Non lo so, io intanto ci do un occhio, vedete, come, non mi ricordo più come si chiama perché non lo uso da tempo. L'euro-dollaro ha un 80,57% di posizioni short contro un 19,43% di posizioni long. Quindi c'è più pressione ribassista che pressione rialzista. Qui andiamo a vedere qui sotto, vedete questa cosa qui? Se notate... A 1 e 0,9, 1,10, quindi livello di 1,10 statico figura, dove dico se arriviamo sopra 1,10 siamo saldi. L'1,10 c'è questa fila qui che sembra lunga, 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 si vede poco, è blu, si vede un po' pochino, però non posso ingrandire. Vedete che la differenza, questi sono blu, c'è qualcosina di rosso qui, c'è qualcosina di rosso qui e questo sono blu. Quindi vuol dire che siamo in un livello che se arriva a 1,10. Perfetto, grazie. Si vede. Se arrivo qui a 1,10, 3, questo è come se fossero ordini pendenti, anche se sono ordini già statici, che sono già stati messi a mercato, vuol dire che in quel punto lì c'è qualcuno o tanti, tanti, tanti che ancora continua. Se nei prossimi giorni questa linea blu o diminuisce, quindi probabilmente continuerà a scendere, o sale ancora perché vuol dire che aumentano gli ordini pendenti qui, aumentano i volumi.
che saranno posizionati qui. Adesso dovrei vedere, qui sono ordini, non sono ordini pendenti, sono è da tempo che non lo uso, sono posizioni aperte, or, open order, sono posizioni aperte, quindi questo è in effettivo delle posizioni che sono già aperte, come qui ci sono aperte, vedete in fondo, delle posizioni long. Ma siccome a 1.0843 il prezzo adesso 1.0847, dove vediamo noi adesso il prezzo 1.0843, qui sotto, vediamo se riesco a spostarlo, non si sposta, qui sotto, vedete qui, questi ordini che sono ordini aperti, vuol dire che sono aperti da prima, perché a 1.0843 quando ci è arrivato, nel 2017, 2018, adesso non mi ricordo più, basta andare a vedere, questi ordini pendenti sono aperti da anni, non sono ordini pendenti di piccoli retail che paghiamo lo swap, sono magari ordini pendenti istituzionali, quindi qui sotto c'è qualcuno che questo ordine pendente lo sta tenendo a lungo termine, forse è un pacchetto di fonds, quindi se ritorna qui magari scatta, si chiude e va a pari e quindi continua a scendere. Vedete che c'è ancora qualcosina, anche a 1.052 c'è ancora qualcosa, 1.05, quindi vuol dire che è aperto da luglio del 2016, ok? Va bene, questi sono gli ordini pendenti, no, per gli no, aspetta, attenzione, gli ordini, se tu hai la possibilità, Sirio, di aprire un conto con un provider di liquidità diretto, non hai lo spesa dello swap, poi dipende dalle provider di liquidità, ma lì si parla già di conti sui 200.000-400.000 euro, ok? Anche, puoi aprirti anche con un conto della, di banca, Fineco, di là devi parlare con il tuo banchiere come sono le disponibilità. Ok, posizioni aperte. Buy and sell, ordini, ok, qui sono ordini, vediamo se troviamo qualche altro. Indicazione del Fabio Sell, no, non mi ricordo come si faceva a cambiarli. Change view, ordini, sell order by order, market share, default, vabbè, ordini in vendita. Cioè, giocate un attimino su questo strumento, adesso me lo ricordo da tempo che non lo uso, e poi oltre a questo devo andare sempre su tools, vediamo se lo troviamo, su strumenti, hanno cambiato un po' da quando, forse qui, no, questa istituzione, vedete che c'è anche il lato istituzionale, il lato privato, vedete che sono già qui, cambiano le cose, e non sto facendo pubblicità per Saxo, io non la uso, però il programma mi piaceva molto. Non la trovo adesso. Opzioni, future, CDF, for, vediamo se troviamo il tools. No. Adesso qui logicamente pubblicizzano le loro cose. No. Vabbè, torniamo a vedere se troviamo qualcos'altro. No, mi fa vedere qui sotto, sembra le piattaforme, niente. C'era un... Vabbè, niente, dai, vi ho fatto vedere un po', eccolo qui, qui c'è il tools. Sentiment, le correlazioni, la tabellatura di correlazioni, ecco qui, le acquisizioni aperte, open, e questi qua sono invece, ecco qui, ci sono le operazioni, gli ordini, posizioni aperte, quindi questi saranno stati gli ordini pendenti, adesso piano piano ci capiamo. Correlazioni molto bella questa tabellatura, perché potete vedere anche la correlazione con l'euro dollaro e l'USD CHF, che è molto alta. Andiamo a darci un occhio veloce veloce. Hanno cambiato un po', una volta era un po' diverso il sito. Se andate a vedere euro dollaro, per esempio, eccolo qui, euro dollaro, la correlazione con è più alta, e adesso euro dollaro e dollaro franco svizzero. No, non era questa, non si vedono tutte. Euro dollaro contro CHF euro franco svizzero, ecco CHF euro franco svizzero 0.82 con euro franco svizzero con euro dollaro 0.82, ma c'era qualcosa con CHF, questo qui non me la ricordo più, da tempo che non la vedo. Comunque basta andare un attimino a fare un po' di vedere le differenze, cliccare, trovare la migliore, il miglior sistema per capire come siamo messi. Quindi sono un po' di giochettini, insomma, da questo punto di vista. Io questi non li uso tanto, uso solo questo, o almeno ho usato per periodo questo qui. Ok?
Questo per esempio, te lo apre così. Ok, qui si vede benissimo che le operazioni aperte sono più i long che gli short. La differenza di quello che avevamo visto prima non era questo, ma non era questo, ma era questo. Abbiamo anche la differenza, no, lancialo. La differenza era che questo qui avevamo più ordini short che ordini long, e qui più posizioni long che posizioni short. Quindi date un attimino un occhio di cosa vi potrebbe servire questo. Fare una giornata su questo. Ah, sì. Potremmo fare tanto, è che il tempo è quello che è. Allora, bene, torniamo noi, vedo che non mi hanno ancora sbattuto fuori, quindi vuol dire che non c'è nessuno dopo di me. Di solito c'è un ragazzo spagnolo che fa il suo webinar, però non c'è. Allora abbiamo l'euro-dollaro che sta continuando a salire, non per il massimo, quindi il trade fatto da qui, da metodo, sta pagando gli 8 pips. Ragazzi, ragazzi, se è il momento di prendere profitto, secondo me. E questa è la zona. Poi, certo, c'è qui un pivot. Quindi sono altri 7 pips, devo capire se la campana gaussiana magenta sta continuando a salire, quella gialla è partita qui, quindi siamo ancora predisposti al long. E qui abbiamo il primo istogramma RO verde che si protrae qui, quindi già qui è un segnale long, se il mercato mi chiude qui si parte. Pivot è il target, assolutamente il pivot è il target, qui c'è il 50%, intraday è quello. Ok? Sterlina dollaro che sta anch'essa partendo a rialzo, vedete qui abbiamo messo la campana gaussiana anche magenta, la possiamo mettere anche come ultimo lavoretto di oggi, inseriamo anche qui la campana gaussiana, nuova campana gaussiana qui a 12 periodi, la mettiamo color magenta, la mettiamo intera, la mettiamo un attimo più grossa e la mettiamo qui a 12 periodi. Quindi abbiamo anche qui uno strumento in più. Infatti vedete che qui non ci sono i pivot, certo, ecco. Qui abbiamo la campana gaussiana color magenta, e questo è il minimo assoluto. Quindi la campana gaussiana magenta, qui questo c'è il giochettino di pre-borsa, vedete che sale e scende, quindi questo è il minimo di Gauss, e qui sta partendo ancora, sta arrivando nella parte alta. Lo stesso minimo è il minimo della campana gaussiana gialla, è inutile ripetere, sempre le stesse dinamiche. Ok? Perfetto. Bene. Qui adesso, questo giochettino qui alle 10 e mezza, si può iniziare a chiudere l'operazione, poi si scende, me la riapro sulla zona di pullback, che sarebbe questa. Nuovamente zona di pullback. Visto che non ha ancora toccato il long, si potrebbe cercare di continuare a portarla su. Grazie a tutti della partecipazione, spero che vi abbia fatto piacere vedere un po' la dinamica con un altro strumento inserito, sempre la solita logica, soltanto andiamo a costruire sotto le distribuzioni con un'altra distribuzione con la magenta, quindi un altro strumento in più. Poi abbiamo visto anche uno strumento un po', diciamo, a livello istituzionale, come vedere dove sono posizionate le posizioni. Adesso questo, a prescindere che ci possa essere utile o non utile, in certi casi estremi come adesso, dove non si sa se l'euro-dollaro continuerà a scendere o no, secondo me ha valore aggiunto anche dare un occhio a questo. In questo caso non abbiamo livelli, diciamo, di entrata di qua di là, però no, tenendo monitorato sempre le posizioni, magari anche cambiando il time frame per vedere le posizioni dove sono messi, il rating delle posizioni si chiamano queste. Magari possiamo vedere che a un certo punto tac, sparisce una linea bella rossa di accumulazione di posizioni, quindi vuol dire che da lì hanno smesso gli istituzionali di voler vendere ancora e incomincia a diventare interessante il trend rialzista. Ok? Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente lunedì mattina alle 9:30. Volevo dire un attimino qualcosina. Prima mi sono dimenticato una cosa che ti avevo chiesto di ricordarmi, Gianzi, e io me la sono dimenticata, e probabilmente te la sei dimenticata anche tu, non importa, se ti viene in mente me la ricordi lunedì. Poi, per il progetto di gennaio, non è ancora espirato, non è ancora arrivato alla fine. Avete visto chi è in diversi pacchetti ha ricevuto da me una piccola informazione come continuare, chi invece non ha bisogno di fare questa modifica non deve fare assolutamente, rimane ancora dentro nel pacchetto, continua a lavorare. Io stesso farò un deposito, adesso vediamo se ce la faccio oggi, domani, entro lunedì per sistemare lunedì, martedì e ricominciare l'attività. Chiaro?
che è un'attività ad alta speculazione e non ho bisogno di nascondermi da nessuna parte. Avete visto che le mie performance riesco a fare anche 10.000 euro in una settimana. Questione però che anche il mercato deve giocare con le mie carte, ok? Siccome il mercato ha cambiato, non posso dire che il mercato è brutto. La prima cosa che ti viene in mente è: ah, ma che brutto questo mercato. Certo che è brutto il mercato, non è consono alla nostra, non è abitudinario alla nostra visione, è cambiata. Purtroppo adeguarsi ci vuole tempo, non è che ci può adeguare da un giorno all'altro. Un giorno all'altro ci può adeguare un giorno, ma il giorno dopo continuiamo ad avere la nostra abitudine di cercare il trade come lo facciamo sempre. Quindi dobbiamo un attimino cambiare. Siccome non voglio cambiare, non posso cambiare, non possiamo cambiare, dobbiamo aspettare che il mercato si riassesti e ritorni nella norma di regola nostra, ok? Bene, si riparte comunque il gennaio, non è ancora, non c'è motivo di rassegnarci. Sirio, marzo c'è una watch list, però fai conto che la watch list, adesso io non lo so, dovresti chiedere a Michela, di mettere in contatto con Michela e poi vedere cosa ti dice lei, perché la watch list è praticamente, sono tutti che vogliono, poi magari qualcuno non salta, non vuole, non può più, non fa niente, quindi i posti si liberano. La questione è che non si può entrare più di 10 per gruppo, sono diversi gruppi, perché sennò poi non posso replicare su ogni conto. Comunque non c'è problema, chiedi, non succede niente se ti chiede. Ok, poi se hai piacere, se vuoi, se vuoi ti faccio contattare direttamente. Ok, perfetto. Poi scrivo un attimino a Michela così ti informa. Ok, perfetto. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, lunedì prossimo. E cercate, com'è quella parola bella che è diventata moderna? Adesso vediamo se così come ultima. Eccola qui, mi pare che era questa. Resilienza, ok? Resilienza è una parola che, cioè, non è inutile darsi per vinti, essere tristi, avviliti, cercare di dire no, non ce la farò mai più, l'euro-dollaro mi ha distrutto, non salirà più. Tutta questa cosa qui è una forma negativa. La resilienza, trovarsi forti, cercare di capire che alla fine c'è chi sta peggio comunque, in una maniera, questa è la cosa più importante che noi dobbiamo focalizzare, ok? Bisogna cercare, bravo, okay, assorbire un urto, quindi la resilienza è la capacità di qualsiasi materiale che assorbe, ok? E lo stesso, noi siamo delle materie, siamo delle cellule, siamo degli atomi, potete chiamarli come volete, quindi noi assorbiamo sia la parte negativa che la parte positiva. Cerchiamo di assorbire l'urto, di assorbire questa cosa che un pugno forte, un occhio nero che ci abbiamo dato, ci salviamo sempre, 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 dobbiamo avere la forza. Io l'atteggiamento ai soldi adesso un po' potrebbe essere anche dal punto di vista mio, un po' arrogante dire una cosa del genere. Però, ragazzi, a me non mi ha mai dato fastidio perdere soldi, non mi ha dato fastidio perché forse sono riuscito poi a recuperarli, posso darvi ragione, però sono anche dal punto di vista che anche se adesso perdessi tutto, 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 devo vendere la macchina, devo vendere l'altra macchina, devo vendere la moto, devo vendere, che ne so io, la casa, devo vendere tutto. Quindi si comincia a fare una pulizia di tutte le cose materiali che sono alla fine inutile e devo cercarmi un lavoro per andare a lavare i piatti. Andrò a lavare i piatti. Questa è la forza che abbiamo noi dentro. Se non abbiamo questa forza qui, cioè se noi andiamo in giro col furgoncino, come faccio io ogni tanto, c'ho il furgoncino perché io adoro avere il furgoncino, chiaro che un giorno vado in giro con la macchina sportiva a due posti, però se io devo andare a prendere una lavatrice, mi alzo le maniche e non vado con la macchina a due posti, vado col furgoncino, ok? Quindi cercare di fare dei passi indietro, perché vi faccio questo esempio? Perché non avrei bisogno del furgoncino, chiamo una spedizione, ma va a prendere lui la lavatrice. O che adesso vi faccio l'esempio della lavatrice, non si vanno più a prendere, vengono portate, ma che ne so, devo andare a trasportare un mobile per un amico, chiaro che non ci vado con la macchina sportiva o con il SUV. Però ci vado con il furgoncino, ho questo furgoncino, lo uso. Quindi retrocedere, ok, è una maniera di avanzare. Quindi cerchiamo sempre di avere la possibilità di riprendere la rincorsa.
Andare indietro non vuol dire retrocedere e cominciare ad andare a toccare il fondo, ok? Dobbiamo andare indietro per prendere la forza. Due passi indietro, due passi in avanti, uno indietro, due passi in avanti, uno indietro, due passi in avanti, indietro, ok? Un occhio nero e poi ci rimettiamo a posto, ok? Grazie a tutti, spero che vi abbia fatto piacere essere con me questo venerdì. Ci sentiamo lunedì mattina alle 9:30. Ciao a tutti, ciao ciao ciao, grazie a tutti, ciao ciao.